Nel fine settimana dovrebbero concentrarsi gli ultimi assestamenti prima di arrivare alla nuova giunta. Il sindaco Lucio Greco, che ha voluto azzerare per cercare un rilancio anzitutto sotto i colori del centrodestra, ha dovuto prendere atto che i partiti di quell'area politica non intendono sobbarcarsi un'esperienza amministrativa che non ritengono frutto di un loro progetto. Magari saranno meno rigidi in consiglio comunale quando si tratterà di valutare atti importanti, ma non ci sarà un coinvolgimento diretto in giunta. Il sindaco, che vorrebbe avere una squadra di governo al completo entro i primi giorni della prossima settimana, sta continuando a tenere i contatti con gli alleati della prima ora, gli stessi che con i loro assessori di riferimento hanno dovuto presentare le dimissioni così da azzerare tutto. Giovedì sera l'avvocato ha messo insieme esponenti di partiti di centrodestra e quelli dei gruppi che l'hanno sostenuto. Secondo il segretario di Una Buona Idea, Rino Licata, che ha partecipato all'incontro rispetto alla scorsa settimana, quando sembrava sostanzialmente che il gruppo fosse sulla strada del no ad un'eventuale proposta del sindaco che includesse il centrodestra, qualcosa sta cambiando. Al momento Licata non si sbilancia. Non posso dire né sì né no, così spiega. Ha portato comunque la questione nuovamente al partito. Si deciderà come gruppo. Una buona idea non pone paletti o steccati per nessuno. Di certo non ha condiviso l'azzeramento deciso dal sindaco senza che ci fosse una soluzione alternativa immediata. Licata comunque spiega che c'è la volontà di essere responsabili verso la città. Il gruppo quindi sta valutando. I civici hanno avuto come punto di riferimento nel governo cittadino l'ex vice sindaco e assessore allo sviluppo economico Terenziano Di Stefano. Sono stati tra i fondatori del progetto di 3 anni fa e ora devono prendere una decisione. Secondo Licata, la città non può finire in default. Una buona idea, come aveva già spiegato la settimana scorsa, vuole vedere le carte e analizzare con attenzione il bilancio. Licata ripete comunque che deve esserci un senso di responsabilità. Anche in questi giorni ci sono stati contatti tra i referenti di Una Buona Idea e il sindaco. Anzitutto però il gruppo deciderà sulla proposta presentata da Licata. Sicuramente, come spiega proprio il segretario del movimento, i civici una posizione già l'hanno delineata. Non sono interessati ad assessori tecnici in giunta. Secondo lo stesso Licata, la città ha votato un gruppo politico e i comuni sono amministrati dalla politica. Se verrà chiesto al gruppo e se ci sarà la volontà di tutti gli esponenti, allora saranno indicati uno o più nomi di possibili assessori, con priorità su persone con competenze precise. Secondo Licata, infatti, non ha senso parlare di tecnici, altrimenti bisognerebbe commissariare definitivamente la politica. I civici di Una Buona Idea, che comunque hanno già fatto capire che non ci sarà alcun patto politico a lunga scadenza, eventualmente per arrivare insieme all'avvocato Greco anche alle prossime amministrative, potrebbero optare per un sostegno alla città fino alla conclusione del mandato del sindaco, anzitutto per evitare le sabbie mobili del dissesto dell'ente. Una decisione dovrebbe essere formalizzata proprio nella fine settimana.